continua e allora a poi abbiamo deciso di usare una serie di luppoli mixando un po' delle direzioni e delle tradizioni diverse, cercando di fare un mix abbastanza interessante che non fosse banale. L'idea era che doveva venire fuori una birra comunque beverina ma abbastanza sostenuta e saporita, cercando appunto di fare un sapore, degli aromi, dei gusti buoni, interessanti, però che non fosse troppo pesante, ecco. Almeno questa era la mia idea, poi non so quella del birraio. Invece il birraio come si è trovato in questa avventura con un consumatore? Ma è stato... Partendo dal presupposto che tu sei un ex homebrewer, magari lo sei ancora in un certo modo, insomma, non, magari sperimenti ogni tanto qualcosa in vista di una produzione diversa, insomma, com'è stata questo contatto con Luca? Ma allora, adesso sono obbligato. Non mi parlare solo dei fini commerciali, insomma, no, vediamo un po' che no, cosa... Poi, hai visto la presenza, quindi ne parlerò sicuramente bene. No, è stato francamente bello perché... Adesso parlavo di fini commerciali, sicuramente ci sono perché l'idea è quella. Però è piacevole comunque non essere da soli a pensare a una ricetta. Non lo so, diventa qualcosa secondo me di più divertente. Che non può fare assolutamente un birrificio industriale, un birrificio artigianale può avere questa possibilità. Sicuramente un birrificio artigianale può avere questa possibilità, l'industria chiaramente non può perché ci sono sicuramente altre logiche. È sicuramente interessante ed è nostra intenzione comunque continuare ad aprirci a queste iniziative. E allora adesso faccio una domanda a tutte e due, la domanda è la stessa, ovviamente le risposte che mi aspetto sono diverse perché uno è un consumatore e l'altro è un produttore. Luca, cosa ti auspichi per il 2011 per la birra artigianale italiana? Cioè, negli ultimi anni ci sono stati una serie di movimenti tellurici, associazioni che si sono riorganizzate, separazioni con i consumatori. Cosa ti auguri che avvenga nei prossimi anni? Almeno partiamo dal 2011. Che cosa ti auguri da consumatore e da attento lettore dello scenario birra artigianale? Sì, io sono comunque più attento alla parte del consumatore, nel senso che sono un consumatore, non ho interesse di mettere poi... A parte la Sogno d'Oro, che ovviamente è stata, diciamo, trasmessa la tua idea di birra. Diciamo che spero che sempre più gente si avvicini alla birra con calma, con tranquillità e dando lo spazio opportuno ai propri gusti personali, che secondo me sono spesso sottovalutati e ci si lascia trasportare dalle opinioni sentite o lette da qualche parte. Quindi secondo me c'è tanta possibilità di incontrare dei prodotti che possano piacere e tanta gente magari non si avvicina più di tanto alla birra artigianale perché crede che non ci sia spazio per qualcosa che ne valga la pena. Invece secondo me, insomma, se si prendono un attimino il tempo e guardano un po' attorno possono trovare cose interessanti. Te la senti di dare, magari prima che Matteo mi risponda a questa stessa domanda, qualche consiglio ai produttori artigianali? Cioè, per esempio, una cosa che fa qui Matteo e Isabella, quello di poter vendere anche al consumatore finale le proprie birre, di spiegarle, di avere uno spazio per spiegarle, magari di degustarle. Cioè, te la senti di dare dei consigli a birrifici artigianali per cercare di promuovere in maniera sana il loro prodotto? Io no, anche perché secondo me molti birrifici stanno già spendendo molta energia in questo senso. Bisogna vedere se queste energie vengono poi colte e se quelli che sono i consumatori finali assorbono queste iniziative che vengono intraprese e tutto quanto. Secondo me i birrifici artigianali al momento comunque fanno un lavoro, cioè, degno e si impegnano molto, ecco. Quindi va bene, diciamo, per adesso insomma aspettiamo il prossimo anno per fare un bilancio. Poi dinamiche commerciali io non le conosco, quindi non mi sento di dare consigli in quel senso lì. Torniamo a Matteo. Allora, ti ho dato un po' il tempo per riflettere. Sì, non l'ho utilizzato bene. E cerca di parlare, diciamo, come veramente la pensi e sullo scenario artigianale. Io credo che in questo momento è importante che ognuno si possa esprimere liberamente, per esprimere il proprio pensiero e cercare di dare anche un contributo a tutto il settore. Cioè, cosa ti auspichi per il 2011 per lo scenario artigianale italiano? Cioè,
un'inversione di tendenza, una collaborazione maggiore, per esempio con i consumatori, che a mio parere è un elemento vitale per rendere questo prodotto sempre più diffuso nel territorio. Cioè, che cosa ti auspichi ci possa essere una maggiore diffusione di questo prodotto e una maggiore consapevolezza della qualità di questo prodotto? Ma sicuramente una maggiore unità tra i birrifici, unità di intenti fra i birrifici, un rapporto sicuramente con i consumatori, però quello che secondo me manca, che forse posso, e ho già ripetuto due volte questa parola, e che sembra brutta, ma è anche un'idea commerciale, perché va bene la passione, va bene cercare di trasmettere cose, ma quello deve essere imprescindibile. Comunque ci vuole anche un'idea poi di vendita di questo prodotto, e questa può nascere sicuramente dal birrificio stesso, ma anche da un'unità con altri. Non viene sottolineata spesso, secondo me viene sottolineato troppo un'idea filosofica della birra, che anch'io ho sempre vissuto, ma occorre anche un'idea commerciale, perché anche il poter vendere significa poi diffondere, e poi il diffondere significa che comunque puoi parlare e puoi dire. Ok, quindi diciamo una spinta più verso questo ambito, che forse non è stato secondo perseguito da tutti, ma solo da alcuni. Questo è un ambiente, secondo me, un po' autoreferenziale, dove comunque ci si ritrova tra le stesse persone, si dicono sempre certe cose, sicuramente interessanti, però occorre anche aprirsi all'esterno e cercare appunto di ragionare anche nel portare la birra agli altri, cambiare alcune cose, magari smussare delle idee molto, molto alte, molto belle, che ci stanno, che ci vogliono, e quindi andare un po' più verso le persone. Dove vi possiamo trovare nelle prossime settimane? Partecipare da qualche evento, qualche degustazione, qualche manifestazione nazionale, non lo so, qualche idea per i prossimi mesi su qualche festa? Avete idea di partecipare a qualche evento? O in questo momento il vostro obiettivo è cercare di consolidare la vostra presenza nel territorio? La nostra idea al momento, intanto abbiamo aderito a questa idea di Cronache di Birra, quindi di questa settimana della birra artigianale, e quindi apriremo il birrificio alle persone, cercheremo di far assaggiare, di spiegare le nostre birre. Quello che stiamo cercando di fare principalmente è di portare le persone qua, portare le persone al birrificio, anche perché non tutti hanno un'idea di cosa sia un birrificio artigianale. Molti sono convinti che un birrificio abbia dei silos, abbia dei macchinari enormi, ci sia tutta una serie di operai. Infatti quello che notiamo spesso quando le persone entrano è che dicono: è tutto qui. Sì, è tutto qui. E quindi, capannone, sì, che penso, capannone di questo tipo. E quindi portare le persone qua, fare vedere le materie prime, far vedere comunque che siamo un laboratorio, non siamo l'industria, cambia rapporto, e cambia anche rapporto nei confronti della birra. Quindi settimana del birra artigianale ormai alle porte, vi possiamo quindi venire a trovare tra il 7 e il 13, giusto? Esattamente, verso le 6, dopo le 6. Perché alle 6? Perché prima dovete imbottigliare, dovete produrre, o possiamo stare qui a guardarvi? Se volete potete venire qua a guardarci e anche aiutarci. Che cosa ci sarà di particolare dopo le 6? Abbiamo pensato a questo orario perché comunque è un orario comunque più da aperitivo, e quindi ecco, le persone possono essere più interessate a assaggiare i nostri prodotti e mangiare due patatine, uno stuzzichino, una cosa di questo tipo. Abbiamo trovato che fosse l'orario più interessante. Dopo il lavoro. Dopo il lavoro, quindi uno dopo il lavoro viene qua e si rilassa intanto a assaggiare le nostre birre. Ok, e l'ultima domanda. Abbiamo parlato di augurio per il 2011, quello che vi interessa comunque sullo scenario birrario artigianale italiano. Abbiamo parlato delle birre che voi producete, ma non è che c'è in mente, in cantiere, una birra nuova per il prossimo anno che stai studiando, stai testando? Tu fai delle birre anche rifermentate in bottiglia, cioè fai delle birre anche molto diverse tra di loro. C'è in cantiere magari una birra per il prossimo anno che stai testando, che magari sulla quale non ci vuoi dare tanti dettagli, ma che ci puoi preannunciare?
Ma stiamo studiando già alcune birre, una, eccola, che utilizzeremo anche questo, che quindi è un pepe cinese che mi è stato donato gentilmente da un ragazzo che è una gelateria qua a Piacenza, che tiene anche le nostre birre. Facciamo pubblicità. È una piccola gelateria qua in provincia di Piacenza che però ci tiene molto alla qualità, e mi ha consigliato questo pepe. Che tipo di pepe è? È un pepe, diciamo, si chiama pepe, penso... Non è un pepe rosa? No, no. È un pepe estremamente aromatico, a me personalmente ricorda quasi la lavanda, più floreale. Che cosa dà alla tua birra? Che tipo di risultato gli dona? Penso, insomma, una certa freschezza. E poi appunto mi incuriosisce questa, cioè mi piace questa idea del nome che si chiami pepe e poi dopo ha dei sapori completamente diversi. E come la chiamerai questa birra? Vedremo. Pepper qualcosa? Sergeant Pepper? Non so. Vedremo. Ma comunque, Pepper? Pepper e pe. Ma comunque che stile stai percorrendo per questa birra? Ma nessuno stile specifico, francamente non a parte appunto l'esperienza di un brewer in cui mi sono messo a seguire vari stili, al momento non saprei. Ecco, una cosa che mi ha colpito quando tu mi hai descritto le tue birre, non hai mai, quasi mai parlato di stili, ma hai sempre parlato degli ingredienti che utilizzi, del risultato ottenuto, ma mai degli stili. Questa è proprio una scelta tua, una filosofia particolare, una filosofia... Nella produzione che hai scelto, cioè quella di non ispirarsi a uno stile specifico, ma cercare di percorrere dei terreni anche a volte nuovi e innovativi. Non lo so, è comunque non mi viene una cosa che viene naturale, ecco, non è che ecco. Sia un dire gli stili non abbiano un senso, che gli stili non abbiano un senso, piuttosto che essere ultra creativi. È che insomma la ricetta nasce da un'idea, dall'assaggio di cibi, di dolci, o di vini o di altre birre, e poi un assemblare delle cose, delle idee, immaginarsele e pensare come possa venire fuori, poi sperimentare, però non... È proprio una tua caratteristica. Sì, è una cosa che... Ti viene naturale. Non è proprio... Ecco, concludiamo la nostra video intervista. Isabella, qual è il consiglio che daresti a Matteo? Per quest'anno, insomma, di produzione di birra artigianale, qual è il consiglio che ti sentiresti di dare a Matteo per quest'anno? Cercare di fare un certo tipo di birre, magari percorrere determinate strade, per esempio ho visto questo discorso del pepe, magari non so chi ha avuto l'idea di percorrere questa strada, di solito le donne sono un pochettino più creative, più fantasiose, non lo so. Qual è il consiglio che daresti a Matteo per quest'anno? Ovviamente lui fra un attimo ti darà un consiglio in questa vostra simbiosi, insomma, produttiva che avete ormai intrapreso dal 2008. Matteo, vorrei che tu studiassi una birra adatta al pubblico, proprio indirizzata al pubblico femminile. In maniera molto più specifica, insomma. Ecco, sì. Questo magari raccoglilo. E vediamo, lo prendo. E Matteo, tu invece cosa vorresti dire a Isabella? Intanto la ringrazi per sopportarti, insomma, tutto il giorno. Questo lo dobbiamo dire sempre. È durissimo, no? Esatto. Che vai a creare degli squilibri familiari che si ritrovano sulla nostra famiglia. Ma prendi la birra con più divertimento. Questa è una bella affermazione. Questa la taglio? No, è tutto naturale, così, artigianale, eh? Come siamo noi, quindi non si taglia assolutamente nulla. E allora, io vi ringrazio tantissimo. Grazie per avermi sopportato. Grazie. Ci vediamo presto, magari in qualche altra sede, vedremo, insomma, a Rimini o qualche altra parte, magari semplicemente come dei consumatori, chi lo sa. E vi faccio veramente un grosso in bocca al lupo per i prossimi mesi e anni. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Ciao, grazie.